Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che torna a parlare di quello che per anni è stato un suo cavallo di battaglia, ovvero la realizzazione del ponte sullo stretto. Questa volta il cavaliere si è affidato ai social per fare il punto sull'infrastruttura. Abbiamo creato le condizioni, ha detto in un video su Instagram, per realizzare una grande opera necessaria, il ponte sullo stretto di Messina, che però è stata poi fermata dai governi della sinistra. Oggi finalmente si sono convinti tutti della bontà della nostra intuizione. Apriremo finalmente i cantieri nei prossimi mesi, l'annuncio di Berlusconi. E cambiamo argomento, la polizia ha arrestato un 37enne gelese in esecuzione di un provvedimento emesso alla Procura Generale della Repubblica della Corte d'Appello, dovendo lo stesso scontare una pena residua di 3 anni, 6 mesi e 25 giorni per tentato omicidio e spaccio di droga. Al 37enne era stato concesso di passare la misura cautelare ai domiciliari che stava scontando in provincia di Ragusa e dai quali lo scorso giugno era evaso. Ieri i poliziotti del commissariato di Gela hanno rintracciato l'uomo, ponendo fine alla sua fuga e conducendolo in carcere per l'espiazione della pena residua. Il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto la scarcerazione di una donna di 52 anni, Maria Nicosia, siracusana. Era stata arrestata dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La decisione è stata assunta al termine dell'udienza di convalida dell'indagata e tra le ragioni addotte dal giudice c'è la circostanza che la donna non ha precedenti penali. Al termine della perquisizione, lo ricordiamo, nella sua abitazione in Via Italia, nella zona nord di Siracusa, gli agenti della squadra mobile avevano rinvenuto un ingente quantitativo di droga per circa 3 kg tra cocaina, marijuana e hashish. E in chiusura il meteo, con l'ondata di maltempo e le temperature a ribasso che hanno colpito il fronte sud-ovest della Sicilia per poi scagliarsi nella giornata di oggi esclusivamente sul settore occidentale. Sul maltempo che sta colpendo l'isola è intervenuto il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana, Salvatore Cocina, che ha sottolineato come il meteo avverso, insieme al forte vento che si sta verificando, proseguirà anche nelle prossime ore. La Protezione Civile comunque sta monitorando l'evolversi degli eventi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.